E per noi ovviamente un immenso piacere poter dialogare con Amitav Ghosh qui in occasione dell'uscita di Jungle Nama, okay? Il libro che tra l'altro, come avete visto, fuori è in vendita, quindi chi vuole può comprarlo, poi penso che Amitav dopo potrà firmarlo se vi fa piacere. Insieme a noi, insieme ad Amitav Ghosh, qui abbiamo Giorgio Brizio, Ines Gobetti, facciamo anche loro un grandissimo applauso. Sono due straordinari attivisti che io spero poi, come dire, potranno dialogare direttamente, insomma, con Amitav, perché sono molto più interessato a sentir parlare no, loro che non a sentir parlare me stesso. Abbiamo poi qui anche Norman Gobetti e Anna Nadotti, a cui chiedo anche di fare un grande applauso, perché se avete già aperto Jungle Nama, avete visto che dentro c'è scritto riraccontato, riraccontato, quindi non è solo una traduzione questa, e andremo anche a capire perché, ok? Quindi Norman Gobetti e Anna Nadotti hanno fatto uno straordinario lavoro per rendere in italiano quello che Amitav Ghosh aveva scritto. Ma io comincerei subito col dire due cose proprio rapidissime sul libro. Ovviamente mi sono segnato i nomi perché ho provato a impararli a memoria, ma ovviamente poi mi faccio sempre una terribile confusione, quindi mi vedrete proprio leggere. Allora, anzitutto Jungle Nama. Nama è un termine che arriva dal persiano, che vuol dire racconto, vuol dire resoconto, narrazione, resoconto. Ed è l'adattamento, questo libro, di una leggenda delle Sundarban, non so ovviamente dove sia l'accento, che è una delle più grandi, o forse la più grande foresta di mangrovie del mondo, ok? E la leggenda di Dokkin Rai, uno spirito terribile che abita la foresta, la giungla e che si trasforma in tigre. Il suo avatar è una tigre. E la leggenda di Bon Bibi e di suo fratello Sha Jongoli, che invece sono due esseri dal grandissimo e meraviglioso potere che ascoltano, sentono il richiamo degli abitanti della foresta e accorrono in loro aiuto. E infine è la leggenda di Dona, è la storia di Dona, detto il riccone, un uomo avido che non si accontenta delle proprie ricchezze e che va nella foresta di Dokkin Rai per appropriarsi di tutto ciò che riesce. Ora, la prima domanda, proprio la più semplice, ma perché per me fondamentale, è capire come mai Amitav, questa storia abita nella tua fantasia da sempre, io credo. Nel 2004 tu hai scritto Il paese delle maree e già nel paese delle maree, in qualche modo, no? In maniera carsica c'era questa storia, no? In maniera sotterranea c'era questa storia. E già lì, tra l'altro, in quel libro tu provavi a giocare, adesso anche qua mi sfido con la pronuncia. Vabbè, ho solo scritto Poyar, che è la parte più facile, no? E il metro, Poyar, sono giusto, è più lungo, come si dice esattamente, il dittico di cui, il distico di cui parli, ha un nome, vero? Posso dire Poyar? Perfetto, grazie. Sono autorizzato a dire semplicemente Poyar, che è, come dire, un tipo particolare di metrica che lui usa proprio per far capire qual è il suono del Bengali, ok? Di questa lingua bellissima, antichissima. Quindi io comincerei proprio dalla storia. Che cosa c'è in questa leggenda che ti affascina così tanto al punto da ritornare continuamente in quello che scrivi? Well, thank you for that. And let me say what a pleasure it is to be here in Torino, a city I've come to many,
many, many times. A city I really love, and it's wonderful to be here, most of all because Anna Nadotti and Norman Gobetti, my translators, live here, and they've become very close friends over the years. So it's always a pleasure for me to be here. Tutto grazie, grazie mille per queste bellissime parole Fabio, e devo dirvi che è un grandissimo piacere per me essere qui con voi questa sera a Torino. Io in realtà sono un po' l'abituale, vengo molto spesso a Torino, mi piace molto, amo questa città, non l'ultimo perché è qui che vivono che sono tutti i miei amati traduttori con cui abbiamo sviluppato una splendida amicizia nell'arco del tempo, quindi veramente un grande piacere essere qui. Well, this story is really much more than a story in the Sundarban. And the Sundarban, I'm sure, is familiar to many of you through the stories of Salgari, you know, who I'm sure all of you have read one way or the other. So in the Sundarban, this story is really like a constitution, if you like. It's a set of laws. It guides how people live. And the fundamental idea behind it is that of finding a balance, you know, of finding a balance between the needs of humans and the needs of non-humans. And the non-humans here have a kind of interpreter, if you like, or a translator, who is Bun Bibi, you know, the spirit of the forest. But in the Sundarban, the story is incredibly important to everyone, young people, old people, people who go into the forest. So, you know, you can imagine the danger that exists. They're going into the forest where tigers can hunt them. But they rely on this story to protect them. Allora, la storia, perché questa storia mi è rimasta così tanto in testa? Beh, perché in realtà, appunto, nelle Sundarban, che magari alcuni non diranno niente, ma diranno molto invece a chi magari ha letto Salgari, qualunque cosa di Salgari, insomma, una zona che vi risulterà familiare. Nelle Sundarban, questa storia è come fosse la Costituzione, e tutta la serie di leggi, tutta la vita si incentra proprio su questa storia, che è una sorta di manuale di vita, per così dire, per tutte le persone appunto che vengono da questa zona, e si basa su un concetto, questa storia, un concetto abbastanza semplice se vogliamo, un concetto dell'equilibrio tra le necessità e i bisogni degli umani e le necessità e i bisogni dei non umani. E a fare da traduttrice oppure da interprete, come vogliamo dirla, per far capire questi bisogni agli uni e agli altri, c'è proprio Bun Bibi. Ed è insomma una storia molto molto importante, assolutamente nota e stranota ai giovani, così come ai vecchi, a chi, soprattutto devo dire, a chi decide a un certo punto di avventurarsi nella foresta, perché le Sundarban sono questa splendida foresta di mangrovie, e è però un posto pericolosissimo, non ultimo per la presenza della tigre. Ecco, chi si avventura nella foresta sa che il pericolo è grande, ma che questa storia offre delle buone chance di cavarsela. E come mai hai deciso a un certo punto di scriverla, ma di scriverla in versi? Perché i versi? Well, you know, the story is written in verse to begin with. I mean, it exists in multiple forms, but one of the forms is as a verse text. And I really believe, you know, that verse exists in a kind of subjunctive mode, you know, whereby everything is possible. And I think that's why really it appears, you know, if I didn't write this book just for children by any means, and the story is not meant just for children by any means, but you know, children are more than children, young people, they really have a sense of the possibilities of the world. You know, that sense gets beaten out of us as we grow older and older. So, you know, when you read a story like this in verse, it seems not impossible. You know, yeah. Whereas if it were written in prose, it would sound absurd. Beh, in realtà la storia originaria è tra le varie forme in cui è scritta, perché ovviamente è scritta anche in un testo, come dire, appunto non in versi, però una appunto delle forme originarie della storia è proprio in versi, ed è per questo anche che mi ha ispirato, anche perché secondo me c'è un elemento soggettivo quando si scrive in versi che fa sì
che tutto sembri possibile. E io non ho scritto francamente questo libro soltanto per i bambini piuttosto che per i giovani, l'ho scritto ovviamente pensando a qualunque, a lettori di qualunque età, però sicuramente va detto che bambini e giovani hanno molto di più questo, come dire, questa apertura mentale di pensare: ci sono tante possibilità nel mondo, sono tante le cose che possono succedere, ed è un mondo, come dire, un approccio alla vita che poi, prendendosi un po' di mazzate, diventando grandi, tendiamo a perdere, no? Quando diventiamo adulti. Ecco, i giovani invece questa sensazione se la portano con sé, e appunto, se fosse scritta in prosa sembrerebbe una storia folle, nessuno ci crederebbe, ma essendo scritta in versi, beh, perché no, potrebbe essere possibile. In quelle zone, proprio attorno alle Sundarban, ci sono delle compagnie di teatro che si muovono, di girovaghi, che vanno in giro a raccontare questa leggenda, e la raccontano esattamente così, in versi. Ed è esattamente in versi che, tra l'altro, noi dovremmo, secondo me, anche leggerla ad alta voce. È un libro straordinario da leggere ad alta voce, si legge in un'oretta probabilmente. E può affascinare davvero sia i bambini sia gli adulti, ma anche proprio i bambini molto piccoli. Io credo che se qui in mezzo c'è qualcuno che ha bambini dell'età delle elementari, o se c'è qualche maestra delle elementari, è un libro che può essere letto ad alta voce anche a loro, e si ricreerà la magia, no, di quelle leggende, di quei posti, di quelle favole. E la si ricrea però in italiano grazie allo straordinario lavoro fatto da Norman Gobetti e da Anna Nadotti, a cui Amita giustamente chiama l'applauso, perché il lavoro è davvero... Allora, io farei così: ascolterei prima una lettura fatta da Anna Nadotti, e poi chiederei sia a Norman, ad Anna, sia ad Amitav Ghosh un commento rispetto al lavoro fatto sulla traduzione proprio. Grazie. Scusate, io solo questo. Allora, Amitav ha ringraziato noi, e io ringrazio Amitav. Ringrazio Amitav perché ha avuto il coraggio di scrivere questo libro, che per l'appunto è un libro, secondo me, adatto a tutti quelli che hanno ancora voglia di riflettere sul mondo in cui viviamo e su come ci viviamo. Per me questo libro si intitola Nama della giungla. Mi piace moltissimo. Nama è una parola di per sé evocativa, vuol dire racconto, storia, narrazione. L'avrei chiamato Nama della giungla. Quel reame apparteneva un tempo ad Okin Rai, spirito temibile, che presto incontrerai. In avatar di tigre catturava gli umani, delle sue prede divorava ossa, pelle, mani. Di fronte a lui ogni creatura tremava di terrore, e ogni giorno il cielo pregava con fervore. Quelle suppliche giunsero in Arabia, oltre il deserto, richiamando due esseri dal potere certo. Una era la signora della foresta, Bon Bibi, l'altro era suo fratello, Shah Jongoli. Bon Bibi era forte, ma misericordiosa. Shah Jongoli, un guerriero di energia mostruosa. L'arrivo dei forestieri non sfuggì ad Okin Rai. Al suo occhio vigile nulla sfuggiva mai. «Chi sono?» pensò. «Che fanno nella mia foresta? Guardateli, avanzano con calma funesta». Ed ecco, Dokin Rai una tigre diventa, sapendo che al vederlo chiunque si spaventa. Gireranno sui tacchi, non ardiranno sfidarla, non la sfiora il pensiero che osino affrontarla. Lottano invece i due, freddi ai tremendi ruggiti, di fronte ai suoi artigli non sono fuggiti. Ad ogni colpo suo ne sferrano tanti e tanti, la bloccano a terra legando le zampe davanti. Le strisce, prima danzanti come fiamme di fuoco, non si muovono più, svaniscono poco a poco. Immobile, bloccato da Jongoli con la coscia, è la fine, pensa Dokin Rai con angoscia. Ma sbagliava.
Non è ucciderlo la loro missione. Sono venuti con diversa intenzione. Vogliono por fine alla sua tirannia, stabilendo i confini della sua prigionia. Tracciare una linea, marcare un'equa distanza tra la giungla e il regno dell'umana figliolanza. Dokin Rai, la foce del fiume, custodisce a sud, dove l'acqua alla terra si unisce. Proibita agli umani sarà la sua fortezza. Su tale cornucopia regnerà con fierezza. Fu questa la nuova legge di Bombibi, la sagace, che ad ogni essere portò infine la pace. Ogni creatura al suo posto, ogni bisogno appagato, tutto in equilibrio, come un distico rimato. Allora, io vi chiederei, Anna, Norman, se volete usare ancora quel microfono, forse, non so se... Per dirci qualcosa del lavoro fatto proprio sulla lingua, per tradurlo, quindi che cosa vuol dire riraccontato? Perché è soprattutto questo poiar, questi verbi, no? Questa metrica particolare. Se vuoi, quello che vuoi. Dico una cosa, io poi lascio la parola a Norman, che è stato lui che ha detto che preferiva che leggessi il libro, eh? Non è che ho prevaricato per età o altre robe, perché è l'ultimo dei miei problemi. Quando è arrivato il libro e l'ho letto, io mi sono divertita, non come una bambina, perché non lo sono più, mi sono divertita come tutte le persone che amano leggere l'Iliade, l'Odissea. È la narrazione mitica che mi attrae ed è la capacità di immaginare una narrazione mitica che in realtà in ogni verso, in ogni... Questo due po' di Poiar è un distico, per l'appunto rimato, composto di 12 sillabe. Noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa e ci siamo accorti, se ne è accorto prima Norman, che era possibile, perché io all'inizio dubitavo, mi venivano dei versi bellissimi e altri invece mi sembravano tendenzialmente prosastici, allora... E volevamo evitare qualunque forma di poetese, detto tra virgolette. Volevamo che fosse appunto un racconto in versi, una narrazione in versi. E poi ci siamo immaginati questa foresta, e grazie anche ai disegni meravigliosi di Salman Tour, questa foresta emergeva e si portava le parole, le portava anche in italiano, perché lì ci saranno miele e cera, ma potevano essere olio e olive, capperi, era uguale. Grazie Anna. Norman? Ma dunque, direi solo che, così che è stato molto diverso ovviamente lavorare a questo libro rispetto a quanto mi capita di solito, e, vabbè, per motivi che si possono facilmente immaginare, ma per me soprattutto perché io di solito sono molto metodico e razionale nell'approccio alla traduzione, quindi ho sempre così un approccio molto ponderato, molto ragionato a quello che faccio, mentre con questo libro è stato completamente diverso e così, appena abbiamo cominciato a lavorarci, ho sentito qualche cosa di molto liberante nella scelta che abbiamo fatto, appunto, non immediatamente, ma dopo un po' di tentativi di provare a mantenere la rima. E appunto ci sembrava nessuno, almeno io non l'avevo mai fatto, appunto, forse neanche Anna, se non in qualche magari occasione piccola. E quando appunto ci siamo accorti che ci riuscivamo, così è stato... Così, un momento di grande gioia e appunto è un grande senso di liberazione, nel senso che siamo, almeno io mi sono proprio lasciato trasportare andando un po' alla cieca, cioè senza fare appunto come faccio di solito, farmi diciamo dei programmi in testa su quello, sul modo in cui l'avrei tradotto, senza farci dei ragionamenti sopra, ma proprio in qualche modo giocando, ecco, lasciandomi proprio andare a una dimensione così ludica della traduzione che non mi capita mai di provare. Per cui, non so, io non, in realtà credo di non avere neanche gli strumenti per valutare quanto, per esempio, l'aspetto metrico sia davvero riuscito o non sia riuscito, quanto le rime siano scontate o non siano scontate, perché appunto è un campo con la traduzione poetica che non ho mai praticato.
Però appunto quello che sento è che c'è stato così qualche cosa che ha cominciato a scorrere e che è stato divertente farlo, è stato bello farlo insieme, forse è stato, almeno per me, penso che non sarei riuscito a farlo da solo, nel senso che appunto avendo questa sensazione di andare alla cieca, di non avere dei punti di riferimento, era proprio importante il fatto di avere un continuo rimando, per cui traducevamo proprio una o due strofe a testa, poi la mandavamo, come facciamo sempre, ce le scambiavamo, ciascuno dei due rimaneggiava il lavoro dell'altro, tant'è che appunto, come ci capita sempre, ora quando oggi l'ho riletto tutto e non mi ricordavo assolutamente quale parte avevo tradotto prima io, quale parte aveva tradotto prima Anna, ma insomma questo appunto ci capita sempre. Così, quindi direi che è stata appunto un'esperienza molto divertente di cui io non mi sento in grado di valutare appunto la riuscita. No, valutiamo noi fatto. Dicendo che è splendida, assolutamente. Facciamo ancora un grande applauso a Norman Gobetti, perché ricordo sempre che, come dire, tutti i libri che noi leggiamo in italiano hanno in realtà un doppio autore, anche se il traduttore tende a sparire in qualche modo, però è invece la voce che noi sentiamo. Amitav Ghosh, come vi siete accorti, comprende benissimo l'italiano e lo parla anche molto bene. Giustamente ha scelto stasera di farsi tradurre da Sara perché così può essere più esatto nel dire esattamente quello che desidera. Volevo chiederti, Amitav, se avevi letto in italiano il libro, se sei riuscito a, come dire, magari tu puoi dare un giudizio sul lavoro di Norman e di Anna. L'ho letto tante volte. The way that we worked was they would send me passages, a few pages, and I would go through the pages and then get back to them. And I must say, I think what they've done is miraculous. I mean, it really reads like it was written in Italian. Though, mind you, we had long arguments. I remember we had a long argument about mud, where you had used a word. What was it? Not fango, no? Was it fango? Yes. Yeah, melma, yes. So then we had a long argument about the philosophical implications of mud. So it was just very entertaining in many ways. Yeah. Allora, che dire, che io ricordo che quando appunto stavano lavorando la traduzione ci sentivamo spessissimo, mi mandavano tutti i loro passaggi, le loro pagine, io le leggevo con grande attenzione e cosa devo dire? Che penso che abbiate fatto un lavoro miracoloso, miracoloso, perché assolutamente qualcuno che legga il libro in italiano, ha l'impressione che sia stato scritto in italiano, punto e basta. Sebbene ricordi per l'appunto una lunga discussione filosofica sulla valenza della fanghiglia, no, del fango rispetto alla melma per tradurre mud, appunto, che fu, no, è stato anche, a parte gli scherzi, è stato molto divertente, ma ci sono state anche appunto delle discussioni di un certo spessore, insomma, diciamo, però bellissimo. Faccio ancora una domanda ad Amitav Ghosh e arrivo da voi fra un secondo. Giustamente io mi ero dimenticato di dire una cosa che Anna Nadotti ha ricordato, cioè i disegni di Salman Tour. Ok? Questo è anche un libro illustrato. E quindi avevo voglia di chiederti, Amitav, com'è accaduta questa collaborazione? È stato un progetto mediato dall'editore? Sei tu personalmente che hai scelto Salman per qualche motivo particolare? Well, Salman is an artist. I've known him since he was a student, and I think his work is incredibly good. I mean, just the first time I saw his work, I could tell he was a kind of genius, and really he is. But when I knew that I wanted to collaborate with an artist, but when I was starting the work, Salman has now become incredibly famous. He had a one-man show coming up at the Whitney Museum, which is amazing. His works are selling for record prices at Christie's and so on. So I was kind of hesitant to ask him, but then the pandemic intervened and his Whitney show was postponed. So we were able to do this work together, and I must say, it's really fantastic.
I like to tell people that this book is probably the closest that any of us will ever come to owning a Salman Tour. Allora, io in realtà Salman Tour lo conosco da quando era studente e devo dire che secondo me ha sempre avuto un talento incredibile ed è un genio, cioè veramente sono un suo grandissimo ammiratore. Dalla prima volta che ho visto i suoi lavori ho subito pensato che fosse assolutamente straordinario e sapevo anche che mi sarebbe molto piaciuto avere le sue illustrazioni per un mio libro, ma ahimè nel frattempo Salman era diventato famosissimo, aveva addirittura organizzato il Whitney Museum a New York, gli aveva anche organizzato una bella personale e le sue opere venivano vendute da Christie's a prezzi stratosferici, per cui la vedevo abbastanza improbabile. Però poi, nonostante questa mia esitazione iniziale, cosa è successo? Che è arrivato il Covid, il Whitney ha deciso di posporre, di posticipare la sua mostra, a quel punto un po' di tempo ce l'aveva e io appunto ho colto la palla al balzo. Devo dire che appunto è il risultato, secondo me, è fantastico e come mi piace dire, il mio libro è, più vicino possibile che possiamo arrivare tutti noi ad avere un vero Salman Tour, per cui approfittiamone. Jungle Nama, quindi il racconto della giungla o come vogliamo chiamarlo, è chiaramente una metafora dell'avidità dell'uomo, no? C'è questo ricco mercante che va nella foresta e cerca di rubare tutto quello che può, che riesce, non avendone bisogno. Lui ha un fratello, tra l'altro, che gli dice: ma no, ma non andare, ma a cosa ci serve? Ok, abbiamo già abbastanza, non ci serve altro, perché no? E qui vengo a Ines e a Giorgio, che sono due attivisti del Fridays for Future, Giorgio coinvolto anche in Rescue Mediterranea e tutto quello che ha a che fare con i migranti, tema ovviamente strettamente legato al riscaldamento climatico, perché sappiamo bene che sempre più migranti climatici, anche se questa definizione non è neanche tecnicamente riconosciuta, nel senso che uno non può chiedere asilo o accoglienza perché migrante climatico, ma questa sarà la drammatica situazione che andremo tra pochissimo ad affrontare. Ecco, voi immagino abbiate seguito super bene la COP26, ci siete stati? Ci siete stati entrambi proprio a Glasgow? Io ero a Glasgow. Ok, sì. Tu Giorgio a Glasgow, tu Ines l'hai seguita a distanza, ok? E quindi io vi lascerei la parola anzitutto un po' per raccontarci questa cosa qui, quindi un po' cosa avete... Noi abbiamo sentito tutti parlare della COP26, abbiamo sentito parlare di fallimento da una parte, abbiamo sentito invece paventare dei passi avanti dalle altre parti. Io sono molto curioso di sapere voi cosa avete da raccontarci. Sì, io appunto non ero lì, ma grazie a un ottimo canale di attivisti italiani che sono stati dentro tutto il tempo, 24 ore su 24, ho un po' potuto seguire sia quelli che sono stati i momenti un po' più interessanti anche dal punto di vista visivo, penso al capo di Stato di alcune isole che rischiano di essere sommerse a causa dell'innalzamento del livello del mare, che si è collegato con l'acqua alle ginocchia alla COP26 per mostrare la situazione drammatica che stanno vivendo. Penso alla grande marionetta di una bambina siriana che è stata portata per rappresentare anche la connessione con le disuguaglianze di genere, tra le disuguaglianze di genere e la crisi climatica. E sicuramente c'è stata un'enorme attenzione mediatica, più che in tutte le altre COP
passate, e questo già secondo me è un grande successo, perché finalmente abbiamo riconosciuto la grande importanza del tema, è stato riconosciuto a livello internazionale. È stata però poi una delusione, appunto, per ciò che ne è uscito. C'erano grandi aspettative, grandi possibilità, ma non si sono fatti effettivamente grandi passi avanti rispetto agli accordi di Parigi. È stato però secondo me importante anche sono state importanti tutte le mobilitazioni che ci sono state al di fuori, tutte le persone appunto come Giorgio, altri attivisti da Torino, dall'Italia, che hanno sentito la necessità di essere lì per dire: sicuramente coloro che hanno il potere sono dentro, ma coloro che necessitano delle soluzioni sono fuori, e siamo noi giovani, sono anche le persone che già oggi vivono le conseguenze della crisi climatica. Penso a tanti attivisti e attiviste indigeni del Sud America che sono stati lì per raccontare la loro situazione. Ma quella di intanto ciao, buonasera a tutti e tutte, e siamo molto grati di questa possibilità di essere qui, insomma. Allora, ci sono tante cose che si potrebbero dire chiaramente sulla COP26 di Glasgow. La COP, e mi dispiace doverla definire così, ma da quello che ho visto all'interno e all'esterno è un misto tra un grande circo e un expo, no? In cui succedono una serie di eventi, ci sono una serie di padiglioni, ogni paese ha il proprio padiglione, tranne l'Italia e pochi altri, ma questa è un'altra storia che ha a che fare con l'irrilevanza geopolitica del nostro paese su più fronti. E tra l'altro, colgo la palla al balzo, visto che l'hai ricordato, c'entra un po' meno oggi, ma io mi prometto sempre di ricordarlo. Grazie per aver citato Mediterranean Rescue, no? Io non sono parte, ma sono un sostenitore. E il Mediterraneo è divenuto la frontiera più etale del pianeta, no? Cioè il posto della Terra dove migrando muoiono più persone. Allora io penso, scusate per questo piccolo inciso, che aiutare le persone che aiutano altre persone, sostenere chi salva vite in mare, sia di fondamentale importanza. Tornando alla COP, ci sono tantissime cose che succedono dentro, tantissime cose che succedono fuori. Una persona, per poter seguire tutto, dovrebbe avere almeno 3, 4, 5 volte il dono dell'ubiquità. Noi abbiamo deciso di stare per 3-4 giorni. E abbiamo viaggiato in treno, siamo partiti da Torino, abbiamo fatto Torino-Parigi, Parigi-Londra, abbiamo attraversato la Manica prima sotto e poi sopra al ritorno, e Londra-Glasgow, e ci abbiamo messo 16 ore, che vi assicuro non è neanche così tanto. Io amo il treno, ti siedi, vai, guardi il paesaggio e le ore passano. E ho conosciuto le persone che sono venute in treno dal Giappone, che hanno fatto la Transiberiana, ho conosciuto le persone che sono venute in treno dall'India. Quello che mi è rimasto tanto della COP, che da una parte, tra l'altro in questi giorni io sto parlando mattina e sera di COP, forse non tutti sanno che cos'è la COP, no? Si bravo, anche, giusto, anche dillo bene, raccontacelo, no, bene, la, è vero. La COP è un acronimo, sta per Conference of Parties, ed è un evento che si tiene ogni anno, tranne... abbiamo saltato un'edizione per la pandemia, e l'ultima invece è stata spostata perché doveva essere in Cile, quella dell'anno scorso, ma a causa delle proteste si è tenuta a Madrid ed è stato un completo fallimento. Ecco, la COP è l'evento della Convenzione del Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, quindi la Commissione delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamento climatico, e come dire, arrivano alla COP personalità da tutto il mondo. C'era per l'Italia Mario Draghi e Roberto Cingolani, no? Il premier e il ministro della transizione ecologica, c'era il premier indiano Modi, no? C'era il segretario delle Nazioni Unite, il segretario generale Guterres, e tantissime altre personalità, e anche non politici, anche grandi nomi, da Leonardo DiCaprio a Billie Eilish, Cara Delevingne, che so io, e tantissime persone normali, che sono poi quelle che fanno la differenza per quanto mi riguarda, nonostante i grandi nomi. Non c'erano alcuni grandi nomi, non c'era Xi Jinping, che però non ha lasciato mai la Cina dall'inizio della pandemia, non c'era Bolsonaro, non c'era Vladimir Putin,
Però una cosa che ci tengo a dire, perché poi abbiamo una visione, un racconto un po' distorto spesso della COP, il fatto che non ci fossero i primi ministri di questi paesi, o i dittatori, in alcun caso possiamo dirlo senza grande problema, non c'era Recep Tayyip Erdogan, no? Turco, c'erano però grandissime delle loro delegazioni. Quindi per esempio la Cina, anche perché come dire, cerca di assumere una leadership mondiale, ha cercato di fare un grandissimo lavoro di negoziati e di trattative, quindi questo è da sottolineare. Non mi aspettavo di parlare tantissimo di COP, poi Fabio secondo me è un po' preoccupato perché sa che io non ho il dono della sintesi, quindi dice boh, chissà dove va a parare. Assolutamente, no, vai sereno. Non lo so neanche io. No, una cosa importante, alla COP si lavora per raggiungere un accordo, no? La cover decision si chiama, e quello di interessante, secondo me, quello di interessante che succede nelle città della COP accade di giorno nelle strade e di notte nelle stanze del potere dentro l'evento. Perché? Perché di giorno si parla tanto, si combina poco, ma gli eventi più belli, colorati, chiassosi, no? Nel bel senso del termine, accadono in piazza. Di notte invece, non pensate che a scrivere l'accordo, ma penso che lo sappiate benissimo, siano Draghi, Guterres e Modi, no? Che si mettono lì a un tavolo e iniziano a scrivere, e, insomma, non fanno come Anna Ladotti e Norman Gobetti. E ci sono una serie di delegati, no? Che fanno questo lavoro, sono tantissimi, tra l'altro non c'è limite a quanti delegati un paese può portare alla COP, quindi la Russia, l'India avevano oltre 11 pagine di delegati. Ma oltre a questo accordo principale, per il semplice fatto che ci sono tantissimi personaggi in città, tantissimi incontri, vengono presi una serie di altri accordi, alcuni molto importanti, no? Sulla riduzione del metano del 30% al 2030, sullo stop alla deforestazione, ma solo al 2030, no? Cioè, bellissimo lo stop alla deforestazione, ma dobbiamo aspettare altri 9 anni, no? E poi una cosa che dico sempre è che è bellissimo piantare alberi, ma è molto facile piantare alberi, ma è molto difficile ricostruire ecosistemi, quindi quello che dovremmo fare non è solo piantare alberi, ma smettere di tagliarli e spazzarne via, no? Perché poi è questo il tema. E una serie di altre cose, insomma, che poi magari in altra sede racconteremo. La cover decision è importante perché ci sono dei passi avanti, perché per la prima volta si citano i combustibili fossili, no? Che intanto bella questa cosa, però ci fa rendere conto di quanto indietro eravamo, no? Cioè non avevamo neanche ancora citato i combustibili fossili, che sono l'origine, no, di questa crisi, chiaramente di origine antropica, nelle 25 precedenti edizioni, no? E COP26, quel 26 è preoccupante, no? Perché vuol dire che nelle 25 volte precedenti chi è arrivato alla COP non è riuscito a trovare un accordo, no? È come se voi foste, non so, con dei vostri amici e decideste di andare a mangiare una pizza e per 25, adesso 26 volte non riuscite a mettervi d'accordo sul ristorante, no? È preoccupante. E dall'altra parte però non è abbastanza, non si è fatto abbastanza. C'è un motivo, se diciamo come attivisti, che non solo non stiamo facendo abbastanza, non stiamo facendo niente, perché secondo le attuali stime le emissioni aumenteranno del 16% al 2030, no? Quindi non è che stiamo riducendo di poco, ci fa dire ok, dai, stiamo facendo qualcosa, dovremmo fare di più. Stiamo andando esattamente nel senso opposto. E può aver senso citare l'India, no? Stavo pensando, perché dell'India è, come dire, non dell'India, perché poi anche lì non è che sia solo colpa dell'India. Se cosa è successo? Nel testo finale, all'ultimissimo minuto, dopo trattative andate avanti, la COP è stata prolungata apposta, insomma, giorni, ore, notti, eccetera, l'India ha fatto una proposta. Si tratta di parole, no? Perché poi una parola, 4 lettere, cambiano tutto. Da phase out c'è stata una proposta per cambiare l'espressione phase out in phase down, no? Cioè da eliminazione a riduzione. Sono prima 3 e poi 4 lettere e cambiano tantissimo. E questa proposta è stata fatta dall'India, ma se è passata è perché più della maggioranza dei paesi l'hanno votata, insomma, quindi non è solo colpa dell'India, voglio dire. E questo incide molto.
E allora, visto che Fabio mi diceva, creiamo un po' di dialogo, io leggevo l'intervista di ieri, se non sbaglio, sulla stampa di Amitav, mi ha colpito quello che dicevi, cioè io trovo più interessante, correggimi poi se sbaglio, maybe I'm wrong, I don't know, dicevi più, io credo molto più nei giovani, negli attivisti, nelle persone che stanno nelle piazze, che non nei leader che sono abbarbicati, che sono rinchiusi in queste stanze, no? E l'impressione, con questo concludo, che ho avuto io è che se le COP sono spesso una fuffa e un magna magna dentro, fuori è una possibilità enorme per un movimento intersezionale, intrinseco, che è climatico e non solo, per intrecciarsi, fare legami. Io ero ospite di una nonnina scozzese che era tutta contenta, che il giorno prima aveva sposato un ragazzo francese, il giorno prima un ragazzo giapponese, io sono stato principalmente con una ragazza di Tulca che è in Cile, no? E crei legami che è una bellezza. Cosa ne pensi di questo? Well, first of all, let me say I'm just so happy to be here and that you've come, and I feel really honored that you're here. And let me say that, you know, I'm not an activist myself, but I admire the activism that you guys are doing. And I really think that the most encouraging thing about this COP26 was the huge presence of activists, of indigenous people. And, you know, as you pointed out, the role of indigenous people has finally been recognized in maintaining ecosystems. So I think this is a real plus, because there was a real difference between this and, let's say, COP21. I mean, you could hear the anger in the voices of the young, because they know that, you know, very bad things are going to happen. So, I think those are all pluses. But I do think also that, you know, and I hate to say this, but now it turns out that change of the word from phase out to phase down had already been agreed upon by the United States and China. And that really tells you a lot. I mean, this whole thing of COP is just often, as Greta Thunberg has said, it's just blah, blah, blah. It's just a whole sort of screen of words. But at the same time, we shouldn't be cynical, even though all these leaders are cynical. They are pulling the wool over our eyes. They know that they're doing that. But, you know, you're there, and I think that's the only thing that can hold their feet to the fire. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che sono felicissimo di essere qui con voi, che c'eravate, che avete partecipato con tutto quello che fate. Veramente per me è un onore essere qui con voi questa sera. Io non sono un attivista, ma devo dire ammiro moltissimo gli attivisti come voi, per l'appunto, e devo dire che l'aspetto più incoraggiante che ho potuto vedere riguardo appunto alla COP26 riguarda proprio la presenza degli attivisti, la presenza ad esempio, come si diceva, delle popolazioni indigene, quindi anche l'importantissimo riconoscimento del ruolo che le popolazioni indigene hanno nella conservazione degli ecosistemi. Questa è stata una cosa molto positiva, e quello che posso dire è che, se faccio un confronto, che so, con la COP21, c'era proprio una rabbia palpabile, cioè si percepiva questa rabbia, che in passato non era così palese, da parte di tutti questi, soprattutto giovani, che effettivamente davano voce a questa grande frustrazione, perché, ahimè, consapevoli di quello che li aspetta se le cose non cambiano. Però effettivamente, riguardo a questo phase out, phase down, diciamo che
quando sono arrivati a un accordo, in realtà Stati Uniti e Cina erano già d'accordo da prima, non è che si sono svegliati all'ultimo, per cui questo ancora una volta ci riporta quello che ha detto anche Greta Thunberg, cioè che quello che succede alla COP è un gran bla bla, un gran parlare, e alla fine è come dire, viene su uno schermo di parole e poi gratta gratta dietro c'è poco, ecco. Per cui io non sto dicendo assolutamente che noi dobbiamo diventare cinici, assolutamente no, però sto dicendo che invece l'atteggiamento, come dire, che riceviamo da parte appunto dei potenti è un atteggiamento molto cinico, perché non fanno nient'altro appunto che stordirci di parole e poi non si quaglia, per così dire, e quindi è molto importante invece che ci sia qualcuno appunto che fa quello che fate voi e che la voce la fa sentire, e come. Ines, tu vuoi chiedere qualcosa? Una curiosità, nel senso che leggendo questo libro io ho ritrovato, diciamo, molti simboli, per esempio il ruolo della madre, del ragazzo che viene abbandonato nella foresta. Per me è stata, rispecchia molto le tante madri che soffrono perché i loro figli muoiono a causa della crisi climatica, e quindi volevo chiederle se questo libro porta anche una storia. Secondo me le persone hanno molto bisogno di storie per capire ciò che sta accadendo, che possa dare un po' di coscienza anche proprio sulle persone che stanno vivendo i problemi dell'ambiente. Thank you. Yes, it's very important not to lose sight of the human side, of the suffering that you see. I can absolutely assure you that every time you look at a young migrant on the streets, if you go and ask them, they always will have the same story. A mother back in, Cameroon or in Bangladesh, who's really suffering because, her children are away. And, they undertake these incredible journeys, but those very powerful links remain for them. Sì, secondo me è molto importante non dimenticarla mai, questo aspetto così umano della sofferenza, perché tendiamo talvolta appunto a dimenticarcelo. Invece, ad esempio, quando vediamo un immigrato per strada, se ci prendessimo la briga di fermarci un attimo e andare a chiedergli qualcosa della sua storia, vedrete che la risposta, secondo me, è quasi sempre alla fine la stessa, cioè che da qualche parte, che sia in Camerun piuttosto che in Bangladesh, c'è una madre che soffre perché le mancano i suoi figli. E quindi appunto questo è sicuramente un aspetto molto importante, che è l'aspetto umano, che non va assolutamente dimenticato. I'd just like to add something. You're very lucky here in Torino, because here you have the Franz Fanon Center and Roberto Beneduce, who runs it, and they do these studies actually of the psychological issues that arise for migrants, and they published some very interesting work on that. E vorrei aggiungere ancora una cosa, cioè che qui a Torino siete molto fortunati, perché c'è il centro di Roberto Benedice che si occupa proprio di queste tematiche e fa proprio ricerca proprio su questi aspetti, e sono cose molto importanti. Siamo un po' meno fortunati, perché non so se lo sai, Amita, Torino è una delle città più inquinate d'Italia, è una delle 20 città più inquinate d'Europa, quindi insomma. Su alcune cose siamo fortunati, su altre un po' meno. Mi è piaciuto quando hai citato il cinismo. Io credo che noi come attivisti, come movimento, dobbiamo essere sempre, mantenendo i piedi per terra, chiaramente dobbiamo essere dei sognatori. Allora, un gioco di parole bello, forse sarà il caso che te lo traducano, io non sarei in grado di farlo, che sognatori eccezionali è l'anagramma di transizione ecologica. E questa è una cosa che mi sembra molto curiosa. Devo andarmi a recuperare, sono una firma di Repubblica a scoprire questa cosa. In questo momento non avevo preparato questa cosa, non ricordo chi. Comunque, volevo dire solo più un paio di cose e chiederti un paio di cose e mi taccio. Io ho letto già un
po' di cose tue, un po' di libri, non avevo mai letto questi due, no? La grande cecità e quest'ultimo che stiamo presentando oggi, e quindi in questi ultimi 3-4 giorni ho fatto una full immersion pazzesca e ho notato una grandissima differenza. Allora, a costo di... Intanto mi ha colpito molto Jungle Nama, già da quando mi è arrivato, grazie a Neri Pozza che ce l'ha mandato, già dalla letta, no? Al fondo della letta c'è scritto la legge di Bombibi per la quale è bene non sfidare mai il cuore selvaggio della natura piegandola ai propri voleri, se si vuole garantire l'equilibrio della terra, equilibrio che, come mostrano le nefaste conseguenze del cambiamento climatico in corso, è oggi profondamente minacciato dalla sconfinata attività degli esseri umani. La prima cosa che ho pensato quando ho letto questa cosa qua, adesso poi ci sono state diverse teorie, qualcosa forse è cambiato, come dire, ci sono degli studi importanti sulle malattie che possono portare e diffondere, no? E che può diffondere il cambiamento climatico. Già il fatto che faccia più caldo, che le zanzare arrivino in posti dove prima non potevano arrivare, la diffusione della malaria, no? Anche nel 2019 e 2020 sono morte più persone comunque di malaria che di Covid, no? Per esempio. Ecco, non possiamo dire che la pandemia da Covid-19 sia un risultato della crisi climatica, ma io credo che possiamo dire che è un altro risultato di quanto l'uomo, no, si è avvicinato, ha sfruttato e abusato la natura e i suoi ecosistemi, no? Poi ci sono diverse teorie adesso, insomma, si parla di spillover, eccetera. Questo mi ha colpito, quindi non solo il cambiamento climatico, ma anche questa pandemia, e secondo me questo tema c'è in Jungle Nama. Volevo dirti una cosa, io tendo a essere sincero, a volte anche risultando scortese. Quando ho letto La grande cecità, li ho letti di fila, no? Sono molto diversi, chiaramente. Mi sono detto, questo è un libro bellissimo, mi è piaciuto molto, però l'ho trovato, devo dirti la verità, un po' complesso. Cioè, cosa voglio dire? È molto ricco, ci sono tanti riferimenti molto elevati e io credo che sia assolutamente all'altezza del pubblico che abbiamo qui in sala, no? Però non sono convinto di poter dire che il pubblico che abbiamo qui in sala sia una rappresentazione del mondo che è là fuori, no? E visto che la crisi climatica è un qualcosa che riguarda tutti e tutte, mi sono detto, questo è un libro straordinario, non sono sicuro però che possa arrivare a tutte le persone, no? E poi ho letto Jungle Nama. Questo invece sì che è un libro che può arrivare a tutte le persone, no? E quindi volevo chiederti, questa è la prima domanda, e poi faccio ancora una seconda e poi la smetto. Volevo chiederti se il tentativo è arrivare a più persone. E la seconda domanda è, secondo me, se dobbiamo trovare una parola chiave di oggi, quella parola è lingua, no? Linguaggio. Il primo passo... Intendi oggi qui o oggi nella... Ma forse entrambe. Nella contemporaneità, ok? No, nella contemporaneità, secondo me, la parola chiave è intersezionalità. Oggi direi che può essere lingua e linguaggio. Abbiamo fatto loro un applauso, abbiamo fatti 2, 3, 4, hanno letto. Io trovo straordinario il lavoro di Norman Gobetti e di Anna Nadotti. L'ho detto prima a Norman, che ho conosciuto, non so, mezz'ora, un'ora fa. E come tutte le persone che dimostrano sia di intelligenza, quando gli ho detto, mi ha detto, ma no, niente di che, insomma, no, insomma, quella roba lì che sminuisce subito. Io mi sono chiesto, ma sarei mai stato in grado di fare una roba così? E la risposta, di solito non ho la risposta, questa volta ce l'ho, e la risposta chiaramente è no. E sono rimasto davvero stupito, cioè una ricerca di linguaggio pazzesca, che secondo me si va a scontrare su un punto, no? I versi possono arrivare, possono essere più melodici, possono arrivare forse più persone, però c'è la ricerca della rima. La rima ti porta a una ricerca di lingua, credo, poi correggetemi se sbaglio, molto elevata, no? A volte sei costretto ad utilizzare magari anche delle parole un po' desuete, no? Per forzare a volte un po' quella cosa lì. Questa cosa mi ha colpito, la lingua, dicevo Fabio, è la parola di oggi perché, ed è una magia, a pagina 72 c'è scritto lingua, versi, insomma linguaggio, poi rammenta dei versi il potere e la magia, era stata lei a insegnargli quella poetica alchimia. So, the magic of words, of verses. Grazie, sì. E allora quello che
Io sono un grande fan di un mio omonimo che si chiama George Lakoff, che parla di reframing ambientali. No, la lingua penso sia, il linguaggio sia la chiave che abbiamo per comunicare questa crisi, per parlare di cambiamento climatico, no? Il primo passo per affrontare una crisi è trattarla come tale. E allora, quanto è importante la lingua? Questa è la prima domanda. E la seconda domanda è, io sono rimasto stupito da questa COP perché per la prima volta sui media nazionali, sul telegiornale, devi sapere che l'Italia ha una cultura estremamente televisione centrica, no? Cioè quello che succede, quello che va sui telegiornali alla fine è quello che conta per quanto mi riguarda. E vedere a Rai News 24 i primi quattro servizi sul clima parlando di crisi climatica, no? Non di maltempo magari, ma di crisi climatica, il maltempo è associato al nulla, la crisi climatica ha dei responsabili, c'è una bella differenza, no? Mi ha colpito molto. Quindi stiamo portando, secondo me, questo è forse l'unico merito che come grande movimento globale abbiamo, una rivoluzione narrativa. E quindi la seconda domanda è, la prima è quanto è potente la lingua, la seconda può essere, credi che a livello di libri, a livello di editoria, siamo già arrivati a un buon pubblico e a un buon livello nel parlare, nel affrontare, nel raccontare la crisi climatica, climate crisis, oppure no? E secondo te stiamo arrivando a un buon livello anche sugli altri media, anche sulle altre forme di comunicazione? Very good questions. You know, I must say that contrary to my most of my Italian friends, I think Italy has actually a higher level of attention to climate issues in the media than most other countries, honestly. I mean, certainly more than the United States and much more than India, you know. And that's partly because Italy is absolutely on the front lines. I mean, Italy now has four severe weather events every day. You know, it's actually almost unbelievable. I mean, the level at which Italy is under threat. As you know, Sicily is really being reabsorbed into the Sahara, you know, which is going to be catastrophic for a lot of people, but many other parts of Italy as well. So I do think that in Italy there is actually more awareness of these issues than there is elsewhere. And I do think you're right, with COP26 there was much more attention paid in the media. Unfortunately, a lot of the media stories tended to be focused on the West, on young Europeans, young Americans, and so on, who were there. We have to remember that, you know, the solution to this problem no longer lies in the West. If you cannot take along young people from Africa, Asia, Latin America, there will be no solution, because that's where the problem is. So it has to be about building bridges, about creating these transnational stories. And that's, in a sense, what is the hardest part of it. Sono sicuramente delle ottime domande. Io devo dire che sono di un'opinione un po' diversa per quanto riguarda l'Italia, perché forse vedendola dall'esterno, a me pare che in realtà l'attenzione che i media in Italia dedicano alla questione climatica, diciamo così, sia decisamente superiore rispetto ad altri luoghi del mondo, non so, ad esempio gli Stati Uniti o l'India stessa, ad esempio. Per cui devo dire che questa è la mia sensazione, forse anche a causa del fatto che se guardiamo quello che è stato quelli che sono stati gli eventi atmosferici degli ultimi sei mesi in Italia, mi verrebbe da dire come italiana, ma sto aggiungendo io, effettivamente l'Italia è soggetta ormai a quattro eventi climatici seri, severe weather events, al giorno. Il che basta pensare a quello che succede in Sicilia, cioè la Sicilia sta essendo riassorbita nel Sahara anche abbastanza in fretta, e non è solo questione della Sicilia ovviamente, perché questi problemi poi si abbattono anche su altre zone del paese. E quindi devo dire che in linea di massima, forse in virtù di ciò, secondo me l'Italia ha una maggiore sensibilità rispetto ad altri luoghi nei confronti appunto della questione dei cambiamenti climatici.
drammatici. E poi sicuramente è vero quello che facevate, quello che facevi notare, ovvero il fatto che la COP26 sicuramente ha attirato molto l'attenzione dei media, un po' in generale, anche se, devo dire, se questo di per sé sarebbe una cosa positiva, l'aspetto negativo risiede nel fatto che molta risonanza è stata data ai giovani europei e ai giovani americani, diciamo, del Nord America. E questo, ahimè, non è più sufficiente, perché non si può pensare che la soluzione la troverà l'Occidente, che la soluzione a tutti i problemi arriverà dall'Occidente, perché se non si prendono in considerazione le esigenze dei giovani, proprio anche che vengono dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina, è lì che c'è un problema. E quindi se non si tiene in considerazione quel problema e quindi quelle esigenze, non si arriverà mai a una soluzione. E qui appunto ritorna l'importanza di creare questi ponti che vengono creati anche attraverso i contatti e quindi questo scambio di storie, come ci raccontavi. Io tra un attimo chiederei di nuovo ad Anna di leggerci qualcosa. Volevo prima però ancora fare un... Anzitutto volevo dire a tutti quanti, sono felicissimo che Amitav Ghosh conosca il centro Frantz Fanon. È una roba che mi ha, voglio dire, perché molto spesso neanche i torinesi sanno che esiste il centro Frantz Fanon a Torino, quindi se vi capita cercatelo, googolatelo, andate a vedere cos'è, no? E quindi grazie per questo riferimento importantissimo che ci onora, Amitav. Mi ha colpito quando tu all'inizio, a un certo punto, hai detto a loro: voi siete degli attivisti, io non sono un attivista. Mi colpisce questo, perché io credo che se qua chiedessimo al pubblico di descriverti in pochissime parole, molti direbbero: beh, Amitav Ghosh è uno scrittore ed è un attivista, nel senso che sei percepito anche come attivista. Allora è interessante il fatto che tu invece non ti descriva come un attivista. Volevo chiederti quindi, secondo te, che cos'è essere un attivista? E se non pensi che invece con la tua militanza da intellettuale tu non stia facendo attivismo? You know, since my years in college, when I was his age, well, Giorgio's age, I've known a lot of activists, and activism takes a lot of work. You know, it takes a lot of work. It takes a lot of willingness to give up time, and most of all, it takes sort of like collective work. You know, you have to be able to get on with people and so on. It's exactly the kind of work that writers are not good at. You know, you put three writers together, within 10 minutes they'll be fighting. You know, so it's not the kind of thing that really I'm very very good at. So I recognize my limitations, you know, and I try and do it in other ways, and that's why I admire what they do, you know, because a lot of it is very boring, you know, long days spent doing boring things, but that's what's necessary. Mm-hmm. Ma in realtà io fin dai tempi del college, quando avevo Giorgio più o meno la tua età, sono sempre stato circondato, devo dire, da attivisti, ne ho sempre visti tanti attorno a me, e quello che avevo capito all'epoca e che poi non ho potuto che confermare col passaggio del tempo è che quando uno è un attivista vuol dire che si fa un mazzo così, è tanto lavoro fare attivismo, dedicare tanto tempo, perché c'è anche il tempo che uno dedica appunto a questa attività, e poi c'è una dimensione collettiva nell'attivismo che francamente è una di quelle cose che gli scrittori proprio non sanno fare, non ce l'hanno proprio nel DNA questa dimensione collettiva. Voi mettete tre scrittori assieme in una stanza e dopo tre minuti si prendono a schiaffoni, cioè è così. E quindi io sono uno scrittore, conosco i miei limiti e quindi non mi definisco un attivista per questo, però devo dire che appunto a maggior ragione, alla luce di tutto ciò, ammiro tantissimo il lavoro di chi attivista è, anche perché, diciamo la verità, è anche un lavoro estremamente noioso, perché qualcuno lo deve fare, ce n'è bisogno, ma magari per un sacco di tempo durante la giornata ti annoia a morte, però qualcuno lo deve fare, allora lo fanno e io li ammiro.
Sì, anche io ringrazio molto e vorrei dare un po' il mio punto di vista da attivista molto giovane, posso dire, perché per me l'attivismo è essere attivi, cioè molto di ciò che noi facciamo e di ciò che ci spinge ad andare in piazza è proprio la paura, il timore per il nostro futuro, tutta questa incertezza che incombe di fronte a noi, almeno per me è stato così. E la forza dei movimenti, secondo me, è proprio trasformare questa paura in un'azione, come dicevi, collettiva. Per me in realtà la parte più pesante non è il lavoro come magari scrivere interventi, preparare cose pratiche, ma è proprio la necessità di dover condividere sempre ciò che penso, ciò che faccio e cercare di diffondere la consapevolezza che io ho acquisito e i motivi per cui appunto sono un attivista, per cui spendo i miei pomeriggi sul computer a leggere articoli, cercare cose e invece di vivere serenamente la mia adolescenza. Invece di studiare? Invece di studiare. No, adesso non volevo dire questo. E perciò considero attivisti e attiviste tutte le persone che in qualche modo cercano di diffondere ciò che appunto hanno interiorizzato. E secondo me è sempre facile parlare di crisi climatica in mezzo a persone che già ne sanno. La cosa difficile è magari uscire di qui e domani in un bar parlarne con qualcuno che la pensa diversamente. E quindi attivismo è anche uscire dalla propria comfort zone, andare a cercare non di convincere, ma di far, diciamo, arrivare le persone dal loro punto di vista, dal loro contesto, a un punto in comune che è la necessità di agire. Well, you know, what I would say is that if you are not going to get burnt out, because a lot of activists get burnt out, you also have to find a balance, you know, between your life and between activism. And more than that, you have to have fun. You have to enjoy it, you know. But you have to remember also the dangers, because all those old leaders, you know, who are out there, they are prepared. They know what's coming, you know, and they are going to come after activists. They are doing that more and more. Environmental activists are being hunted down in many countries. So, you know, you're lucky you're in a democratic country where you're unlikely to meet such extreme repression. But you have to know that this is out there. There are real dangers. C'è solo una cosa che aggiungerei dopo aver ascoltato le tue parole, ovvero il fatto che innanzitutto attenzione al burnout, perché succede anche per gli attivisti, e penso che sia molto importante che tu riesca a un certo punto a trovare un equilibrio tra la tua vita e l'attivismo, e soprattutto ricordati di divertirti, ti deve piacere quello che fai, mi raccomando. E poi un'altra nota importante, ovvero ci sono una serie di rischi in quello che voi fate che non dovete assolutamente mai dimenticare, perché è pericoloso fare l'attivista, è pericoloso fare l'attivista climatico, perché quei leader, quei vecchi leader che stanno là al potere, contro i quali appunto voi vi esprimete, loro sanno come comportarsi, loro sanno come reagire a certe cose e sanno anche che sono scomodi gli attivisti, quindi stanno cominciando sempre più ad andare a stanarli questi attivisti, a cercare di, come dire, ostacolarli nelle loro attività. Succede sempre più spesso, quindi in un certo senso è quasi confortante sapere che qui, essendo un paese democratico, i rischi sono minori rispetto ad altri luoghi, però effettivamente esiste questo rischio, esistono questi rischi e dovete esserne sempre molto consapevoli di questo. Sì, tanto è bellissima questa cosa che noi ti parliamo in italiano, tu rispondi in inglese, no? Perché ormai ci siamo abituati, ma non è così immediata. Io credo che attivismo sia provare, buttarsi, non aver paura di sbagliare, ma anche fare ciò che ciascuno e ciascuna si sente, no? Questo è molto importante.
uno spunto, si potrebbe dire anche qui tantissime cose. I movimenti per il clima, ma tanti movimenti anche in realtà, hanno una cosa molto difficile ma molto bella, che paradossalmente è in comune con la COP, come si lavora la COP e tutti gli organismi delle Nazioni Unite. Cioè noi lavoriamo, siamo, come dire, teniamo conto della democrazia, no? Ma noi non funzioniamo a maggioranza, no? Noi ragioniamo per consenso. Nelle decisioni che prendiamo non ci basta che siano d'accordo il 50% delle persone più uno, dobbiamo essere tutti e tutte d'accordo. È molto difficile, è molto impegnativo. No, la signora dice giustamente, sì, vabbè, perché è molto complesso, perché ci battiamo e sbattiamo la testa tante volte, soprattutto in Fridays for Future, che è una realtà eterogenea, no? E l'eterogeneità è sinonimo di bellezza, ma anche di complessità. Le Nazioni Unite funzionano per consenso, no? Cioè, sulla cover decision, perché gli accordi sono presi al ribasso? Perché tutti devono essere d'accordo. Cioè, noi facciamo delle accuse pesanti alla COP, però consideriamo che non è facile mettere d'accordo 197 attori, no? Cioè 197 paesi. È molto complesso. E c'è una cosa che se non diciamo oggi facciamo un grande reato. E, grazie Amita per quello che hai detto sugli attivisti. Noi facciamo parte, io e Ines, ma io in particolare, di quegli attivisti bianchi, uomini privilegiati, occidentali, no? Che vivono in un paese in cui si possono dire le cose, che però viviamo in un paese che spesso non tutela i cittadini che dicono le cose, no? Perché Fabio porta il braccialetto di Giulio Regeni, no? un italiano che è stato assassinato in Egitto. Noi adesso abbiamo un cittadino che non è italiano, ma come se lo fosse, che studiava a Bologna, che è Patrick Zaki, che è rinchiuso in Egitto ormai da innumerevoli mesi. Quindi, insomma, si potrebbe fare molto meglio. Comunque, l'importante non è parlare per, ma dare la voce, no? Noi abbiamo un privilegio, dobbiamo sfruttarlo e passare il microfono, no? Pass the mic. Il motivo per cui abbiamo scelto, nelle due grandi manifestazioni a Glasgow, la prima a cui hanno partecipato 30.000 persone, il venerdì, e la seconda, sabato, a cui hanno partecipato 250.000 persone, di mettere in testa al corteo, no? Gli attivisti e attiviste di quelli che noi chiamiamo MAPA. MAPA è un acronimo, sta per Most Affected People and Areas, le persone e i paesi più colpiti, perché sono loro a dover parlare di crisi climatica, sono loro i più colpiti dalla crisi climatica e sono loro a subire l'ingiustizia climatica, cioè vivono in dei paesi più poveri, che noi chiamiamo sottosviluppati, ma che sono sovrasfruttati, questa è un'altra storia, che sono molto poco responsabili dell'avanzata della tempesta, della crisi climatica, ma ne subiscono le maggiori conseguenze, no? Pensiamo al Bangladesh. E allora io vorrei concludere con un pensiero che è dedicato a un'amica che si chiama Disha Ravi, non so se ne hai mai sentito parlare, e io ho avuto l'occasione di conoscere Disha su WhatsApp. Disha è un'attivista indiana di Fridays for Future Bangalore, spero di pronunciarlo correttamente, e Disha voleva imparare qualche ricetta italiana, quindi le ho promesso, ma sì, una volta facciamo qualche chiamata, magari... Non è che io sia bravo a cucinare, tra l'altro, però... Ecco, volevo chiederti questo, ma chiedi a te delle ricette. No, infatti, sei bravo. Dire, okay. Insomma, nell'ultima avventura che ho avuto a Roma, io e Fabio, insomma, ho avuto modo di scoprire che non sono così bravo, ma non importa, non era questo il punto. Il punto è che parlavo con Disha Ravi, e la considero una persona normale, quale è, infatti, e Disha Ravi qualche mese dopo è stata arrestata. È rimasta in prigione per 9 giorni, era scomoda alle istituzioni, al governo, in India ma non solo, e mi ha veramente colpito, perché io non ho tanti esempi di persone che conosco bene, non che conoscessi Disha così bene, ma con cui mi scrivevo cose assolutamente
come dire, irrilevanti, come sì, ci sentiamo, magari facciamo una pasta a distanza, e poi una persona per il proprio attivismo viene arrestata, no? E adesso Disha e continua a essere in India, continua a portare avanti la propria battaglia. Il governo, questo devo dirlo, le ha negato la possibilità di andare alla COP, le ha vietato di andare in Scozia. E volevo concludere con sto per dire un suo ricordo, ma non è un ricordo, perché lei, Disha c'è, no? Quello per Giulio Regeni potrebbe essere un ricordo, invece Disha è testimonianza vera, no? In carne e ossa, quindi la cosa che mi ha più emozionato della COP di Glasgow è stata conoscere due attiviste, una colombiana e una del Madagascar, che, non voglio dire questa cosa ma mi è venuta spontanea, che no, è neanche difficile dirlo, noi spesso in piazza facciamo dei discorsi sui attivisti ambientali ammazzati, no? Il 2020 è l'anno in cui sono stati ammazzati più attivisti per il loro attivismo legato all'ambiente e al clima. Ecco, però sentire questi discorsi dalle persone che lottavano fianco a fianco con queste persone che sono state ammazzate è un'altra cosa. E loro, prima di lasciarci, abbiamo fatto una riunione con altre personalità di Fridays for Future e di altri movimenti per il clima, perché la galassia dei movimenti per il clima è enorme, e loro ci hanno detto: aiutateci a non far finire i nostri nomi su quel foglio di carta. Giorgio Brizio, grazie. Grazie della tua testimonianza e dell'intensità con cui l'hai proposta. Anna Nanadotti, se hai voglia di chiudere con una lettura. Chiudo leggendo qualche passo con l'intenzione anche di rispondere a quello che ha detto Giorgio Brizio dopo questo, quando ha chiesto ad Amitav della scelta di scrivere in versi con quello che ciò comporta e la sua domanda sul linguaggio. Una delle cose straordinarie di tradurre in versi è che hai dei vincoli, hai dei limiti che ti dai, che ti scegli. Amitav in un'intervista alla Repubblica l'altro giorno ha affrontato questa questione. Ora, noi viviamo in un universo, in un'epoca in cui parliamo moltissimo di libertà, come se fosse una cosa astratta. Io ho occupato altre piazze in altri anni e non me ne sono dimenticata. Il linguaggio è fondamentale negli slogan, nei documenti, nei volantini, nei manifesti. Ma c'è una straordinaria, i limiti del linguaggio, come può essere la metrica, come possono essere le rime. Io ho avuto l'impressione, traducendo questo libro con Norman, che si creasse una libertà nuova, che veniva dai vincoli che avevamo come traduttori. Parlo in questo caso la specifica libertà o vincolo dei traduttori. Riuscire a restituire le immagini mentali, i ricordi di una tradizione poetica che Amitav ovviamente aveva nella sua testa, che Salman Tur ha restituito nei suoi disegni, dovevamo rispettare delle regole, molto più di quanto uno debba fare. E è un'esperienza straordinaria di libertà. E su questo vi inviterei spero di essere stata chiara, nel senso che accettare dei vincoli può essere una forma... No, sei stata molto, molto chiara e hai aperto un'enorme finestra su cui potremmo ricominciare a discutere, ma lingua, non lo facciamo. Con grande io sono, ma non lo facciamo, però troveremo... Vi ho ascoltato con straordinario interesse, proprio con passione. Però la lingua ci offre degli strumenti straordinari. Io non ho la televisione, ma leggo poesia. E spesso ho più immaginazione di quelli che guardano la televisione. Da tutti i punti di vista, anche pornografica. Dice ad un certo punto, vanno nella foresta, nella giungla. È la terra di Dokin Rai che fiuta gli intrusi da lontano in sembianze di tigre dalla caccia a ogni umano. Al suo Durbar giungono creature d'ogni sorta,
di spiriti e di demoni è fatta la sua scorta. Parla come un pishach, in una lingua arcana. Tu senti la sua voce e non sai da dove emana. La madre di cui ha parlato Ines Gobetti prima capisce che il figlio ha deciso di andare e gli dice che cosa troverà, però gli fa una raccomandazione. Niente paura, niente scelte avventate. Se serve aiuto, amorevoli orecchie van cercate. Rivolgiti alla signora della foresta, Bon Bibi. Penserà lei a proteggerti col fratello Shah Jongoli. Ma se ti appelli a lei, devi farlo al giusto modo. Dare ali alle parole perché volino all'approdo. Chiamala in due podi Poyar, metro del meraviglioso. Eleverà la tua voce, renderà il timbro armonioso. Il ritmo rafforzerà le tue parole, ne accrescerà la potenza. La magia legherà i tuoi pensieri, darà loro coerenza. Distici di 24 sillabe, ora con rime baciate, ora con certe assonanze appropriate. Qui Amitav ci ha fatto la concessione di qualche fessura. Componi con grazia i versi e giungeranno a Bon Bibi. Se nel tuo cuore c'è fede a sufficienza, a Bon Bibi, lei verrà lì. E a quel punto guizzavano i remi in un paesaggio indistinto, d'acque e mangrovie un vasto labirinto. Nella giungla intricata non un uccello frulla, nel lucore melmoso non si distingue nulla. Scusate. E allora Docking Ray cosa fa? Conosce il linguaggio, conosce i sogni. Tesse allora Docking Ray una rete di illusioni, immagini di sogno, gravide di tentazioni, come un illusionista a far comparire dei favi. Guardate, esulta Donna, ci assistono i nostri avi, ma quando apre il primo l'aspetta una sorpresa. Non c'è niente nel favo, a nulla è valsa l'impresa. Ne apre subito un altro e anche quello è vuoto. Donna resta basito a quel sortilegio ignoto. Che diavoleria, pensa, che scherzo maligno di un essere fatto col suo malvagio ghigno. Vedo favi scintillanti, già ne pregusto il miele, ma quando li raccolgo trovo solo amaro fiele. E a questo punto, visto che è tardi, poi magari, non so, ci devono essere anche delle domande al pubblico, vorrei tornare ancora su due punti legati alla lingua. Quando la storia va, diciamo, verso la fine, e le parole, il linguaggio, i versi hanno avuto un'importanza fondamentale, Bon Bibi ricompare e fa due raccomandazioni. Una la fa ad Docking Ray e l'altra la farà ovviamente ad Ukay. Dice, devi restare ad Docking Ray, dentro i tuoi confini, non violarli mai, non cercare l'abbondanza, fatti bastare ciò che hai. Ma il primo passo è trovare un giusto modo di parlare. Ora una tecnica migliore ti toccherà imparare. Conta le sillabe. Contrasterà la tua brama felina. Il vincolo del metro ti darà una disciplina. Questi sono praticamente l'obbligo che dovrebbero avere tutti i parlamentari italiani, tutti i giornalisti dei grandi quotidiani, immagino anche la televisione. Conta le sillabe. Contrasterà la tua brama felina. Il vincolo del metro ti darà una disciplina. È il caos nella tua mente che sbriglia i desideri. Smorzerai gli eccessi se dai misura ai tuoi pensieri. Lo strano castigo non è facile per Docking Ray, ma scopre che, poetando, sta alla larga dei guai. Ti ringrazio, Bon Bibi, dice con una genuflessione. Ammaliato dalla metrica, ho appreso la moderazione. Contando le sillabe e cercando rime adatte, zittisco i desideri e sconto le mie malefatte. È un Vangelo, Amitav. It's really Vangelo. E poi la raccomandazione, ovviamente, è anche per il giovane Ducay, che se l'è cavata per il rotto della cuffia. Bon Bibi gli dice, un'ultima cosa. Con Donna devi conciliarti. Lo so che è un vile e l'hai fatto bene ad arrabbiarti, ma devi perdonarlo. Per quanto sia un briccone,
odiare per sempre e sprofondare in un burrone. Dopotutto è stato lui a condurti fin qui. Lo devi a lui se hai incontrato Bon Bibi. Se lo perdoni, cercherà una redenzione. Nonostante quel che ha fatto, dagli un'occasione. Accantonare l'ira non è facile per Duquei, ma si inchina, Bon Bibi. Lo farò, anche se non vorrei. Sono il tuo servo, a quel che dici devo obbedire. La tua parola è legge, la tua strada devo seguire. Bon Bibi richiama i suoi animali con un trillo. Solo lei si concede dei versi, che non sono versi. Bon Bibi richiama i suoi animali con un trillo e Duquei si ritrova in groppa un coccodrillo. Molti altri lo seguono, portando i suoi tesori. Vanno fra le mangrovie disegnando ghirigori. Grazie mille Anna Nadotti, grazie Norman Gobetti, grazie Ines Gobetti, grazie Giorgio Brizzo, grazie Sara Cuminetti per la traduzione, per il fatto da interprete. Grazie davvero ad Amitav Ghosh tantissimo. Io direi non facciamo domande dal pubblico, adesso chi vuole invece potrà farsi firmare la copia da Amitav, credo. Come funziona? Ci sono indicazioni nella stanza accanto, quindi vi chiedo di uscire di là, giusto? Fare il giro, possono acquistare il libro e poi girano nella stanza accanto dove Amitav Ghosh vi aspetterà. Non trattenetelo troppo, che bisogna anche andare a cena, quindi non fategli, chiedete qualcosa ma non cose difficilissime. Grazie, grazie a tutti di essere venuti, grazie davvero, buona serata.